Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Elisir, pillole per curare le emozioni. Il nostro appuntamento del sabato mattina per imparare a conoscerci meglio e gestire le nostre emozioni. Io sono Federica Zani del blog latablesmeralda.com, terapeuta olistica e transgenerazionale, esperta nella sanazione della dipendenza emozionale e delle relazioni tossiche. Oggi parliamo dell'autoesigenza, delle sue conseguenze e di come gestirla. Ci sono due tipi di esigenza, quella che gli altri ci reclamano, quella che noi pretendiamo dagli altri e la peggiore di tutti, quella che ci imponiamo noi stessi. Oggi parleremo proprio di quest'ultima, di come si manifesta e come imparare a gestirla per non farsi soccombere nelle sue dinamiche. I migliori compagni di gioco dell'esigenza sono la critica, la frustrazione, l'invidia e la comparazione. Potete scrivermi al 34-635-139569 per le vostre domande, per partecipare alle mie lezioni di gruppo o per fare delle sessioni private. Se volete risolvere i vostri conflitti nella relazione di coppia e migliorare la vostra autostima. Oggi parliamo dell'autoesigenza, tipica delle persone perfezioniste e quelle che vogliono tenere tutto sotto controllo. L'autoesigenza è strettamente legata alle critiche che facciamo verso noi stessi. Queste critiche alimentano un dialogo interno negativo che ci fa diventare prigionieri di noi stessi. L'autoesigenza è come avere a che fare con un pessimo capo al lavoro. Parla in modo aggressivo o peggiorativo, segnala tutti gli errori e lo fa in modo esagerato, mette in dubbio le nostre capacità se facciamo uno sbaglio, ci fa sentire in colpa, non rispetta il nostro riposo e sempre ci chiede di fare degli extra. Se abbiamo un capo così, possiamo essere sicuri che ci sta mostrando come siamo esigenti con noi stessi. Ci sono due ruoli nel nostro dialogo interno: colui che pretende, il capo, colui che comanda e dice cosa fare, la parte mentale, e poi c'è l'operaio che svolge il lavoro pratico. Entrambi i ruoli sono dentro di noi. Quando siamo capi esigenti, siamo nel mondo della mente, creiamo, però è difficile manifestare. Non ci permettiamo di chiedere aiuto, né tantomeno di cercare nuove risorse. Non possiamo sbagliare, dobbiamo essere perfetti e non accettiamo errori. Non consultiamo il nostro operaio, ma agiamo per conto nostro, pensando che l'altro non sia autonomo. Pensiamo che l'operaio è sempre disponibile, non capiamo i suoi tempi di riposo, pensiamo che cerchi scuse, che non abbia voglia di lavorare, pensiamo che volere è potere. Questa parte di noi ci fa vivere costantemente nella rabbia e nell'ansia. L'altra parte è quella che si sottomette al capo, è colui che fa il lavoro. Vive dominato, si sente in colpa se è stanco, non sa cosa dire, si esaurisce perché si impone obiettivi che non può raggiungere e non sa mettere dei limiti. Se non ottiene il risultato desiderato, si sente in colpa e si obbliga a sforzarsi ancora di più. Non si dà valore, non si rispetta. Vive stressato e sottomesso dal suo capo. Quante volte ci è successo nella nostra vita rivivere questa situazione, per esempio al lavoro, come dei dipendenti? È un gran esempio di come queste due parti, che sembrano separate, in realtà appartengono a noi. Ci diciamo parole come «devo fare questo», «non posso sbagliare», «non sbagliare un'altra volta», «non posso dire di no». Vogliamo essere come dei supereroi, infallibili, ma questo non è umano, è surreale. Scrivetemi al 34-635-139569 se volete superare i vostri conflitti emotivi, uscire da una relazione tossica, eliminare i blocchi interiori che stanno ostacolando la vostra realizzazione e migliorare la vostra autostima. Continuiamo con l'autoesigenza e come gestirla. Vivere la vita in questo modo è una vera tortura e se non ce ne rendiamo conto, la vita metterà nel nostro cammino persone e situazioni dove saremo obbligati a vedere questa caratteristica che tanto rifiutiamo in noi. Ricordiamoci che l'inconscio proietta nel mondo reale tutto ciò che noi neghiamo, non accettiamo di noi stessi, per darci l'opportunità di vederci in uno specchio, che è proprio l'altra persona, quella che stiamo giudicando e criticando. L'autoesigenza è distruttiva, può portarci a un esaurimento nervoso, a una depressione, a gravi problemi allo stomaco o a malattie molto più pesanti. Aumenta la bassa autostima, la frustrazione e i pensieri negativi. In questo modo abbassiamo la nostra frequenza vibratoria e attraiamo nella nostra vita situazioni ancora peggiori di quelle che stiamo vivendo. Come gestirla per evitare tutto questo? Immaginate di mettere a sedere allo stesso tavolo il capo e l'operaio e di farli comunicare. Ognuno è libero di esprimere le proprie idee. Ricordatevi che questi due personaggi stanno dentro di voi.
Prendete due sedie e sedetevi in una immaginando di essere il capo e dicendo tutto quello che volete che si faccia, in quanto tempo, in che modo, eccetera. Esprimete tutte le esigenze che avete, scrivete tutto su un foglio. Questo è tutto ciò che vi state imponendo, senza considerare la vostra parte umana. Poi passate all'altra sedia e fate la parte dell'operaio, esprimete le vostre esigenze, i vostri bisogni, scrivete tutto e alla fine fate un confronto e cercate una mediazione tra il capo esigente e l'operaio sottomesso, che esegue tutti i compiti senza mettere limiti. Organizzare una tabella dove scriviamo cosa vogliamo fare, portare a termine nel corso della giornata, mettendo anche delle pause, ci aiuterà a non stressarci troppo. Perdiamo tempo senza accorgercene in cose banali. Se abbiamo chiaro quella cosa imprescindibile che vogliamo fare oggi, iniziamo proprio da lì, così alla fine della giornata ci sentiremo soddisfatti. Poi se c'è tempo si può iniziare a fare ciò che è importante, però non era imprescindibile. Quando un'attività richiede molto tempo si può dividere il lavoro in varie tappe, in questo modo non ci stressiamo pensando a tutto quello che dobbiamo fare, ma celebriamo quella piccola parte del lavoro che abbiamo già concluso. Così facendo non solo non ci sentiremo frustrati, ma riusciremo anche ad avere tempo libero per noi stessi. Importante anche imparare a essere flessibili e a non vedere tutto bianco o nero. Ci sono dei giorni dove proprio non riusciamo a rendere per diversi motivi, stanchezza, stress, pensieri, eccetera. In questi giorni è importante il rispetto verso noi stessi. Riposare di più, fare meno lavoro mentale o fisico di quello che ci imponiamo, e se impariamo a rispettarci, vedremo come nei giorni successivi, recuperata l'energia, renderemo il doppio con la metà dello sforzo. Se ci trattiamo come dei robot, anche gli altri faranno lo stesso e non ci daranno valore. Non flagelliamoci se facciamo degli errori, ma impariamo a vederne il beneficio, che è ciò che questo errore ci spingerà a fare e non fare nel futuro per migliorare. Se impariamo ad ascoltarci, a mettere sani limiti, a dire di no prima di esplodere o ammalarci, anche gli altri ci rispetteranno. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate nel canale di YouTube Italiana FM o La Tavola Esmeralda e nella web italiana.fm o latavolaesmeralda.com. Scrivetemi al 34-635-139569 o a federica@latavolaesmeralda.com se volete superare i vostri conflitti nella relazione, conoscere quali sono le vostre ferite emozionali che vi impediscono di essere felici e sentirvi realizzati e sanarle per manifestare un cambio reale nella vostra vita. La frase che oggi ho scelto per voi per ispirarvi è del filosofo Seneca e dice: certe cose ci tormentano più del dovuto, certe prima del dovuto, certe assolutamente senza motivo. Quindi o accresciamo la nostra pena o l'anticipiamo o addirittura la creiamo. La nostra puntata è finita, ci risentiamo sabato prossimo alle 10:30 per un nuovo appuntamento con Elisir qua su Italiana FM. Buon weekend a tutti, un bacio! Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani.